Sì, noi abbiamo deciso in questo anno, è l'80° anniversario della fondazione dell'ANPI, è stata fondata nel 1944 a Roma, poi nel 1945 si è messo insieme anche l'ANPI del Nord e quindi è nata l'ANPI nazionale. Abbiamo voluto fare questa iniziativa, questo anniversario, per ricordare e per valorizzare tutto quello che l'ANPI in questi 80 anni ha fatto, perché credo sia stata un'associazione importantissima che ha ribadito il suo ruolo, ha portato avanti le sue volontà, quello che la resistenza e la lotta di liberazione hanno insegnato, e in questi anni ha fatto tutte quelle battaglie e quelle lotte che c'erano per mantenere il più possibile il livello di democrazia in questo paese. Quindi ci sembrava giusto di ribadire queste cose, fare un po' la storia di questa associazione e prendere anche delle posizioni secondo quello che è oggi la politica del governo.